Questi amici, più che una posizione da video, mi sembra la posizione del telegiornale. Beh, ho cambiato per stare un po' più lontana, però secondo me anche l'audio si sentirà lontano. Non lo so, non lo Ciao a tutti ragazzi e ragazzi di YouTube, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Miriam e su questo canale si parla di beauty, makeup, skincare ed altri temi. Come avete detto dal titolo, è un video per fare una recensione, una prima parte almeno, sui prodotti della Kiehl's. Premessa: essendo che non sono tutti delle full size, ma sono alcune. Comunque sembra che mi sono fatta tipo il Botox, cioè zio, che è tutta nera. Essendo che alcuni prodotti sono formato viaggio piuttosto che proprio dei veri e propri campioni, quindi non è che uno può fare una recensione pazzesca di queste cose, però nel senso ci tenevo a farveli vedere, così se qualcuno ha intenzione di fare degli acquisti skincare, cerchiamo di descriverli al meglio delle nostre possibilità per quello che abbiamo provato. Poi io devo ancora finire di provare delle cose perché chiaramente non volevo aprire tutto e subito. Allora, prima di iniziare con il video, se non sei ancora iscritto al canale, clicca il tastino qui sotto e iscriviti al canale. Puoi anche accendere la campanella delle notifiche per sapere ogni qualvolta che pubblicherò un nuovo video. E qui sopra, mi sembra, ti lascio il mio account Instagram, però secondo me è qui sopra, non sono sicura, ma mi sembra che qua. Se vuoi puoi seguirmi anche qua e metto qualcosa in più rispetto a quello che metto qui sul canale. Tutti questi prodotti Kiehl's io l'ho reperiti tramite il calendario dell'avvento della Kiehl's, che erano anni e anni che lo volevo. Quest'anno, niente, quest'anno che adesso è diventato l'anno scorso, me lo sono preso. Allora, iniziamo con il dire che sono un po' suddivisi per linee e quello che ho provato io al momento sono due linee in particolari, ovvero la linea alla calendula, Herbal Extract Tonico, il tonico, il detergente che fa parte sempre di questa linea, la maschera che fa parte di questa linea. Questo era sempre un altro detergente, chiaramente quello finito perché questo lo devo ancora aprire. E due creme che sono la stessa, però erano capitate insieme in due cofanetti, quindi le ho usate entrambe, tra l'altro, amici. Questa era la mia skincare della quarantena, quindi quello che mi ero portata per una settimana, perché ho detto ma sì, sto una settimana a Natale, non mi porto tantissime cose, mi porto giusto appunto questi formati viaggio, il cavolo, perché poi sono rimasta giù bloccata per un mese. Allora, invece l'altra linea è quella di, diciamo, Ultra Facial. Quindi la crema viso, la detergente che fanno parte di questa linea e il tonico. Allora, iniziamo dalle maschere perché le ho provate tutte e due, devo ancora finirle perché chiaramente le maschere non è che le faccio tutti i giorni, quindi le faccio un po' quando ho tempo, cerco di farne una barra due a settimana. Allora, queste qui, le maschere, io ho provato la Rare Heart Deep Pore Cleansing Mask, che è una maschera all'argilla, e la Calendula Petal Infused Calming Mask, quindi è una maschera lenitiva. Quindi due consistenze totalmente diverse, due concetti completamente diversi. Allora, questa qui all'argilla è un'argilla chiara, quindi argilla bianca, per fare, diciamo, una pulizia tra tante virgolette dei pori. Si secca veramente in fretta, non è male, anzi a me lascia la pelle super super morbida. Certo che dopo devo, diciamo, idratarla un po' perché la pelle è morbida, ma in alcuni punti è secca. Quindi io invece di usarla, diciamo, su tutto il viso, la uso nelle parti che ho più oleose, tra tante virgolette, più sporche tra tante virgolette, quindi mento, naso, zona fronte, e ogni tanto la metto qua in questa zona qui che è la parte un po' più oleosa della mia faccia, quindi cerco di non metterla tipo qui in questa zona qui, perché queste o tipo qui, così chiaramente evito gli occhi, perché quelle zone lì non ho particolari problemi di oleosità, ma ce l'ho proprio nella zona T, quindi cerco di distribuirla lì, però mi è piaciuta.
Buona, se cercate una maschera d'argilla, però secondo me si può anche evitare la Kiehl's che costicchia un pochettino, ci sono tantissime maschere all'argilla, diciamo, sul mercato, quindi non, insomma, comunque non griderei al miracolo, mi piace, ma... Invece l'altra mi è piaciuta un po' di più, nel senso che questa è una maschera già un po' più particolare, perché è una maschera per lenire la pelle. La consistenza è quella quasi di un gel ed è completamente trasparente quando la mettete su e quindi si assorbe. Chiaramente poi però va risciacquata. Questa anche fa un effetto, diciamo, di, sì, come si dice, lenitivo, quindi di calma. Quindi se avete tipo la pelle un po' arrossata o dei rossori, potete usare questa qui. Tra l'altro, questa maschera qua profuma di... Oh, oddio, ci ho messo il naso dentro. Lana, tipo, di tisana alla calendula. Non è freschissima sulla faccia perché c'è un altro tipo che penso sia misto con l'aloe, quindi risulta un po' più fresco. Però per chi ha, ecco, pelle arrossata, vuole lenire il viso, questa qui è super super ottima. Continuando sulla scia della calendula, se uno vuole proprio continuare e prendere tutto, allora questo è il detergente che però devo ancora provare, quindi questo lo rimettiamo in qua. Ho provato sia la crema e sia il tonico, ve lo faccio vedere pieno perché ho quello pieno, perché questo comunque non è una full size, ma dovrebbe essere una travel size perché è 75 ml. Però io ho provato quest'altro che è ancora più mini, che sono 40 ml. All'interno ci sono proprio tipo delle erbe, cioè proprio si vedono delle erbe che galleggiano all'interno, che è una roba bellissima, cioè io questo non lo aprirei solo per lasciarlo così. E, allora, anche qui praticamente diciamo la parola chiave. Diciamo il concetto è quello di lenire il viso. Queste due creme anche hanno, vabbè, adesso non ci sono più. Queste due cremette anche erano, diciamo, con effetto gel, quindi ottimo per la pelle grassa, pelle mista. A me sono piaciute molto, ecco, infatti si chiamano water cream perché sono poi delle creme a base d'acqua, non oleose, ottime, odore veramente delicatissimo. E buone super per lenire la pelle, ecco. Quindi se avete magari pelle arrossate e pelle delicate, pelli delicate soprattutto, questa linea qua potrebbe fare al caso vostro. Non prude, anche perché le creme che prudono pungono non va benissimo. Non odora in modo particolare, l'unica cosa è che i prodotti della Kiehl's hanno un target di prezzo abbastanza altino. Ultra Facial, questa qui, allora, questa ho il cleanser che però ancora non ho aperto, quindi anche questo lo rimettiamo nella cosa delle cose da provare. Di questa linea qui ho provato il tonico che sto provando adesso ancora e la crema. Allora, queste qui loro le reclamano come per tutti i tipi di pelle. Chiaramente quando uno scrive per tutti i tipi di pelle vuol dire tutto, non vuol dire niente. Essenzialmente vuol dire per le pelli che non hanno particolari problematiche, quindi che non sono né troppo oleose né troppo secche. Penso queste cose qui vanno sempre un po' meglio, diciamo, per le persone che hanno la pelle più tendente al secco che al grasso, perché di base sono sempre molto idratanti. Infatti anche questo è un tonico che risulta molto diverso da questo già solo dall'aspetto, e questo qui si vede, adesso questo lo faccio vedere perché ci tengo. Vedete che è come se fosse del latte, vedete che è bianco, ecco, ora va e se ne va. È per tutti i tipi di pelle, odore leggerissimo ma praticamente inesistente, molto, diciamo, un tonico quasi idratante, idem la crema infatti ha una 24 ore
Daily lightwear. Allora, non è super lightwear, secondo me. Questa comunque è spazzata via, cioè, poi ci sta più confezione di crema. E non è secondo me proprio super lightwear, è abbastanza importante come crema per chi magari ha la pelle grassa, la pelle mista. Secondo me pelli con poche problematiche si trovano meglio con questa linea qua. Oh, la crema mani ottima, che le mani d'inverno sono quelle che proprio rimangono secche, morte. Questa Kiehl's Ultimate Strength and Salve. All day care for dry active hands. Allora, questa qui io ce l'ho praticamente qua sulla scrivania insieme a altre due o tre cosine per le mani e quindi ogni tot me la metto. Infatti è in direttiva di finire, poi mi sa che c'è un'altra parte. E vabbè, qua crema le mani come se piovessero. Allora, no bad, molto molto corposa, ce ne mettiamo un po' adesso. Ecco, infatti vediamo che molto corposa, però non ai livelli, diciamo, per fare un paragone, non come quella di Nivea. Allora, vedete così, comunque è molto fresca, è bella corposa, ma facciamo un paragone. Abbiamo presente tutti la classica crema di Nivea nel barattolino blu di metallo, ecco, quella è proprio una crema forte, che è perfetta, poi un toccasana, quello per le mani, pazzesco, però ecco, è molto corposa come una crema mani per delle mani che hanno bisogno di idratazione, di corposità, di forse nutrimento è la parola più adatta, però ecco, non ha quei livelli lì di Nivea, quindi bella corposa, non eccessiva. Praticamente questo cosino qua è una di quelle cose che tipo io comprerei full size perché è un siero per le macchie scure. Però è un siero che aiuta a tenere comunque la pelle uniformata, la pelle luminosa, aiuta a ridurre un pochettino le macchie. Il formato quello full size, diciamo quello piccolino, costa sulle 40 euro. Di quei sieri che poi sieri, boh, vogliamo chiamarlo siero, ma in realtà è molto acquoso, come non è un siero, questo non ve lo faccio vedere perché come vedete mi è rimasto pochissimo. Questa potrebbe essere l'unica cosa che comprerei full size, perché ho visto effettivamente un cambiamento di pelle, di luminosità di pelle in poco tempo. Poi pensavo mi durasse meno perché lo vedevo così minuscolo, però essendo che effettivamente ne bastano poche gocce. Io in genere l'ho messo tra l'altro sia la mattina sia la sera. Ho visto un miglioramento anche nel breve termine molto molto bello, particolare, bel viso luminoso e mi ha aiutato un po' con delle macchiettine sparse. Un'altra cosa che ho provato e che devo finire, o è finita? No, devo finire, ancora qui dentro. È questa Super Multi Corrective Cream. Questa l'ho messa solo la sera perché è molto corposa, forse troppo per me, infatti me ne sono comprata un'altra per la mattina. È una crema per eventuali, diciamo, come si può dire, per la texture della pelle, per rughe, per invecchiamento, per quello che è molto corposa. Quindi io la metto la sera, io chiaramente non ho notato cambiamenti epocali, quindi ni la lascerei un po' così. Poi ho due loro super best seller, ovvero la loro acclamatissima crema contorno occhi all'avocado e l'acclamatissimo, che l'ho acclamato anch'io nel senso, Midnight Recovery Concentrate, che è questo siero un po' oleosetto. Allora, due cose da dire. La crema, che è la crema contorno occhi con l'avocado, io l'avevo provato un campioncino, ma tipo un sacco di tempo fa, ma proprio un campioncino, era proprio una bustina, quindi sinceramente l'avrò messa due o tre volte e poi sarà finita. In realtà, insomma, cioè, mi sa che andremo avanti per un po' io e te. Perché poi è super, non me la ricordavo così, ma è super, super unta, si può dire, cioè nel senso è proprio grassa, cioè come crema,
per il contorno occhi. Ho notato però io dei cambiamenti rispetto al contorno occhi che utilizzavo io, che era quello di Lavera, che vi avevo detto che mi piaceva molto, quello illuminante, che aveva tipo un po' di perlescenza. Quindi sembrava, però quello contorno occhi è molto cremoso, ma non è così grasso. Evidentemente, perché ho notato che da quando metto questa qua, ho meno, sì, tipo come se avessi meno pieghette sul contorno occhi, cioè il correttore va molto meno nelle pieghe rispetto a prima. Quindi evidentemente il mio contorno occhi a me non sembrava secco, invece forse deserto, cioè proprio disidratato. E quindi aveva necessità di una cosa così corposa. Ah, questo invece è un siero, sinceramente non starò qua a parlare troppo di questo siero perché c'è un mio video di un po' di tempo fa, perché me l'aveva regalato mia sorella, e di questo comunque riassumendo è un siero che si usa solo la sera, ne bastano pochissime gocce. Io lo metto alla fine di tutto perché è una base oleosa. E praticamente è un insieme di oli essenziali per l'aspetto della pelle più compatta, insomma, per un aspetto migliore della pelle. Effettivamente, secondo me, fa il suo lavoro, costa quel che costa, però è un buonissimo prodotto. Se volete il video completo, l'avevo già fatto in precedenza, quindi magari se riesco ve lo metto qui oppure ve lo metto nell'info box. Ne bastano davvero pochissime gocce perché essendo molto oleoso tende poi a fare fatica ad assorbirsi, anzi rimane un po' lì, e quindi io ne metto proprio due gocce, cioè metto due gocce poi come da istruzioni della signorina che l'ha venduto, due gocce massimo tre sulla punta delle dita e tampono, 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 tampono. Lo metto alla fine di tutto perché olio è olio, quindi essendo su una base oleosa non sarà assorbito dalla pelle, ma rimarrà un po' lì, ecco. Se no, se mettessi l'olio, se mettessi l'olio e poi mettessi la crema non verrebbe assorbita dalla mia pelle perché l'olio crea una barriera. Mettiamola così. Spero di essermi spiegata. Allora, ecco, è una recensione molto, diciamo, veloce perché comunque i prodotti sono tanti. Sono mini size, formati viaggio, quindi alcuni non l'ho provati benissimo, comunque non si può provare una cosa per 2 settimane e dire funziona del tutto, quindi è chiaramente opinioni generiche, varie ed eventuali su come mi sono trovata con queste cose qua. Niente, allora io spero che questo video vi sia stato leggermente d'aiuto. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollicione in su per supportare questo canale. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.